Benvenuti all'ultimo diario di bordo video del 2017, che ha per protagonista una macchina molto interessante, perché la Lexus NX è la SUV di taglia media che la casa giapponese ha affiancato ormai 3 anni e mezzo fa alla più grande RX. Con l'anno nuovo la NX arriva in una versione ristilizzata, ma soprattutto è stata l'occasione per correggere alcuni difetti di gioventù che su una macchina che è all'esordio sono normali. Prima però di andare a vedere che cosa è cambiato, rinfreschiamoci la memoria. La NX è una SUV di taglia media, è lunga 4,63 m, larga 1,85 m e alta 1,65 m. Ovviamente è ibrida, il che significa che accanto al motore termico, un benzina di 2,5 litri, lavora anche una macchina elettrica. Quando i due lavorano insieme, la potenza arriva a 197 cavalli. E veniamo alle novità del restyling. Dal punto di vista strettamente del design, la classica calandra clessidra di tutte le Lexus è diventata più imponente, mentre in coda è stato ridisegnato il paraurti, che è diventato più grande. Sono tutti interventi sui quali poi torneremo nel corso della settimana, che hanno l'obiettivo di rendere l'aspetto della NX ancora più aggressivo, ancora più piantato sulla strada. La prima cosa che si nota all'interno invece sono le dimensioni dello schermo del sistema multimediale, che sono state ingrandite parecchio. Infatti dai 7 pollici del modello originale siamo passati a 10.3, ed è cambiata anche la grafica. Sono state aumentate anche le dimensioni del touchpad, che è quello che serve per interfacciarsi con il sistema, e qui dentro il bracciolo c'è la stazione di ricarica wireless per gli smartphone che, seguendo l'andamento delle dimensioni dei cellulari, è stata anch'essa ingrandita. Molto è stato fatto anche sotto pelle, con l'intento di esaltare il carattere della NX, che è una macchina votata più al comfort che alle prestazioni tout court. Quindi gli ingegneri della Lexus sono intervenuti sulle sospensioni, sia su quelle normali, monotaratura, sia su quelle più sofisticate a gestione elettronica. L'obiettivo è stato ovviamente quello di migliorare la capacità di assorbimento delle asperità stradali. E dato che nel comfort è importante anche quello acustico, sono stati sostituiti i supporti del motore in modo da annullare quasi completamente le vibrazioni. Ovviamente è stata aggiornata anche la dotazione di sicurezza attiva. Adesso il Safety System Plus è di serie su tutte le versioni e comprende tra gli altri il cruise control adattivo, la frenata precollisione, la gestione dei fari full LED e il riconoscimento dei segnali stradali. Il restyling è stata l'occasione anche per allargare la gamma di allestimenti. Ai precedenti F Sport e Executive si affiancano ora il Luxury, che è il top di gamma, e il Business, che è disponibile anche con la trazione anteriore, cioè rinunciando alle 4 ruote motrici. I prezzi ovviamente sono adeguati al rango della vettura. Lexus è il marchio di lusso della Toyota. La versione d'attacco parte da 47.500 euro e si arriva a sfiorare i 60.000. E per questa prima giornata del diario di bordo della NX è tutto. Appuntamento domani!